Ragazzi, bentornati su Matteo Insetti. Oggi vi parlerò dell'argomento che è successo tra me e la mia mantide. Come avete visto nel video precedente, questa è la mia filocrania paradoxa. È successo qualche giorno fa, nella sua vecchia picca, come avrete visto nel video, non riusciva a mangiare. Allora abbiamo spostata in questa teca, che è la mangiatoia degli insetti, l'abbiamo pulita, che c'erano dentro anche le blatte, tutto, ma anche qui niente, finché alla fine, riguardando i video delle persone che ringrazio tantissimo per avermi condotto a questa passione, ma niente anche lì, finché alla fine abbiamo preso un bicchiere di plastica e abbiamo messo dentro la mantide. Tutti drosofila, finché alla fine ha deciso a mangiarsi. Probabilmente era perché aveva lo spazio troppo grande. Quindi abbiamo ristretto lo spazio così che sia più facile per lei catturare la preda. Ciao a tutti ragazzi. Voglio ringraziare alcune persone, cioè Luca la Grassa di Terrarium Channel, Mantode Aita e infine Michele i Rettili. Ciao a tutti!